E io, ciao a tutti, popolo di YouTube, bentornati in questo nuovo video. Siete su Jam Jam TV, io sono Gian Gian. Oggi, raga, per la prima volta porto una recensione a un'opera, manga barra anime, che è appunto Kodomo no Moja, che io ho qua appunto uno dei volumi, che in Italia viene chiamato Rossana, soprattutto per l'anime, cioè l'anime si chiama Rossana anche nel manga, come potete vedere. C'è la scritta appunto Rossana per identificarlo in italiano. E parlerò per l'appunto sia del manga che dell'anime, intrecciando appunto le storie, perché a un certo punto il manga ha una storia diversa e si conclude in modo diverso rispetto all'anime. Prima però voglio dire una cosa: ho notato negli anni che pochi ragazzi hanno apprezzato quest'opera o hanno visto insomma, il cartone o letto anche il manga, davvero pochissimi ragazzi e pochissimi ne parlano. Addirittura ho notato che su YouTube c'è soltanto una recensione maschile in Italia, e sottolineo in Italia, per questo cartone, per questo anime, per questo insomma manga. E ho deciso di portarlo anche per essere appunto uno tra quelli che vuole sdoganare questa cosa di no, non facciamo recensioni di anime o manga, o no, non guardiamo anime man o manga che possono dal titolo già farci pensare che parlano di ragazzo, che poi effettivamente parlano di situazioni soltanto di ragazzi. Una cosa, per quanto riguarda molti anime e manga, dove il titolo magari fa pensare a delle storie fatte per ragazze, soprattutto per, diciamo, soprattutto per un anime o un manga similare a Rossana, non è così, almeno io avendolo visto e avendo anche letto il manga, non è assolutamente così, perché Rossana parla di tante cose, cioè problemi d'amore, quindi problemi d'amore, problemi anche scolastici, bullismo e quant'altro, e problemi anche di adulti. E se voi andate a vedere il manga, andate a leggere il manga o vedere l'anime, ve ne accorgerete. Allora, ragazzi, inizio a parlare dell'anime, che poi è molto simile come storia al manga, tranne alcune cose che hanno tagliato, come ha fatto solitamente la Mediaset, alcune censure che ha fatto. E a un certo punto vi dirò, sto parlando del manga perché a un certo punto la storia, come ho anticipato prima, si discosta. Di cosa parla Kodomo no Moja barra Rossana? Parla di una bambina, una ragazzina appunto delle elementari, 11-10 anni, che è appunto Sana Kurata in giapponese, ma userò i nomi italiani perché appunto mi ricordo soltanto Sana Kurata e Akito Ayama, che sono appunto i nomi originali del manga, per facilitarmi nel discorso. Mi ricordo qualche altro nome, però non li utilizzerò appunto per facilitare il tutto. E dicevo, Sana Kurata, Rossana Smith, in italiano, è una ragazzina di 11 anni che appunto va a scuola alle elementari ed è già famosa da diversi anni, già da una tenera età, tipo 6 anni, 7 anni, nel mondo dello spettacolo. Lavora in diversi programmi, tra cui Evviva l'Allegria, che in giapponese Kodomo no Moja, appunto, che vuol dire giocattolo per bambini, da cui appunto si ispira il titolo. E che succede? Nella prima parte del manga barra anime vediamo questa Rossana alle prese soprattutto con la scuola e con i problemi scolastici, soprattutto con i compagni che bullizzano i compagni, le compagne, e bullizzano soprattutto i professori, non gli fanno fare lezione. E che cosa succede? Praticamente a un certo punto Rossana non ce la fa più, e anche le ragazze non ce la fanno più, e decidono, soprattutto capeggiate da Rossana, di farsi aiutare a risolvere questa situazione e di tornare alla vita normale. Che cosa succede? Che praticamente la problematica che c'è in classe si pensa, anzi, nelle prime puntate, la causa si pensa che sia di Eric, che è appunto il protagonista maschile, ovvero in giapponese Akito Ayama, però lo chiamerò sempre Eric. E Rossana va ad affrontarlo, gli insomma dice: ma com'è possibile, sempre sto casino, fai fare i tuoi compagni? E lui comunque si dimostra un tipo molto silenzioso, che quasi quasi non parla, e capeggia i ragazzi della classe.
Rossana allora decide di ribaltare la situazione sfidando Eric. Ci sono delle sfide come ad esempio la sfida dell'altezza che Rossana perde per ribaltare la situazione. Però all'inizio non ce la fa perché Eric soprattutto vince la sfida, allora dice insomma lasciami in pace e fammi fare il cazzo che mi pare, insomma. Poi durante la storia si scopre che appunto il motivo per cui Eric comunque si sfoga a scuola in questo modo, capeggia gli altri ragazzi affinché fanno atti di bullismo e tante cose. E si scopre che lui, Rossano lo riesce a scoprire grazie a Terence, che è uno dei migliori amici di Eric. Lui praticamente sin da piccolo soffre della perdita della madre e viene un pochettino messo da parte dalla famiglia perché comunque si sente responsabile anche lui della morte della madre che è morta dandolo alla luce e allora Sana si mette in testa di aiutarlo, solo che quando si affrontano per la prima volta proprio seriamente Eric dice ma perché mi vuoi aiutare? Tu non mi puoi aiutare, non puoi capire quello che provo qui e là e insomma lei è un pochettino ossessionata da sta cosa, dice no ti voglio aiutare, allora lui dice se mi vuoi proprio aiutare devi uccidermi. Allora lei non capisce perché tutta sta cosa. Insomma, nel manga lui dà un coltello a Sana, lei lo conficca in un albero e arrabbiata se ne va, mentre nella Mediaset questa cosa è stata proprio tolta, si vede soltanto se uno ci fa caso il coltello conficcato. E viene tolto appunto il dialogo dove lui chiede di ucciderla e si vede il coltello conficcata nell'albero. Nel frattempo a Sana viene dato un ruolo importante in uno sceneggiato dove lei sarà protagonista con una nota attrice che è appunto Alyssa Alessis. La storia appunto narra delle vicende simili alla storia di Eric, però Sana non sa una cosa, nel senso lei torna a casa, diciamo, in lacrime, qui e lì. Dopo va a casa di Eric e vede che non è soltanto il fatto che lui abbia perso la madre alla nascita, ma ci sono anche altri fatti che appunto la famiglia non lo caga, non lo caga, la sorella soprattutto, il padre non c'è mai, la sorella ce l'ha con lui, gli rinfaccia sempre sta cosa, se non fossi nato tu sarebbe tutto diverso, qui e là. E a questo punto Sana decide di impegnarsi al massimo e promette ad Eric, dice guarda io mi impegno al massimo nello sceneggiato per darti forza. Eric ovviamente è ignaro, dice di che sta parlando, non sapeva neanche di quale sceneggiato stesse parlando e rimane così, insomma Rossana è ritornata allegra e decide di impegnarsi al massimo nello sceneggiato, molto similare alla vicenda. Passano i giorni, esce questo sceneggiato e Sana si raccomanda, va dal padre e gli dice guardate questo sceneggiato con vostra figlia. Ed è così, appunto, i due vedono questo sceneggiato e finalmente si rendono conto del male che hanno fatto ad Eric, il padre soprattutto per aver diciamo tralasciato un bel po' la famiglia per il lavoro e la sorella per rinfacciare sta cosa ad Eric, si rendono conto che vedendo questo sceneggiato che devono cambiare atteggiamento perché non è giusto, perché Eric è ancora piccolo, cioè già la sorella aveva tipo 12 anni, 13, Eric ne aveva 11, quindi ancora più piccolo e quindi più dell'attenzione familiare. E grazie a questo avvenimento succedono due cose, sia che la famiglia di Eric bada di più al bambino, al ragazzino, e sia che Eric stesso, vedendo questo sceneggiato, si innamora di Sana. Dopo questi avvenimenti ci sono degli avvenimenti incrociati, soprattutto su personaggi anche secondari, ad esempio c'è il fatto di Rossana appunto con Ray, che è appunto il suo assistente, il suo insomma manager, che, di cui lei diciamo è infatuata sin da piccolo, da piccola, da quando lo porta a casa che lui era un ex barbone, lo porta a casa e insomma, lo aiuta a rimettersi in piedi e lo fa diventare il suo manager, che però quest'ultimo, lei è infatuata ma lui lo considera
cioè, la considera una sorta di migliore amica, di sorellina che deve proteggere. E sta con lei appunto per sdebitarsi di quello che lei ha fatto. E la madre gli paga un regolare stipendio, ma Sana non ne sa niente, infatti delle volte gli dà delle mancette. Però a sua volta lui è innamorato di Alessia, mi sembra che si chiami Alessia e non Alissa. Alessis, che è appunto l'attrice che ha fatto questo sceneggiato con Sana, però non lo vuole rivelare, infatti non si incontrano mai. Lui cerca in tutti i modi di non incontrarla per non far soffrire Sana e per non tornare a soffrire anche lui. Però a un certo punto, anche per forza di cose, si incontrano, si dichiarano che dicono che ancora si vogliono. Lui dice: "Ma come mi hai lasciato e mi hai fatto, diciamo, per colpa tua sono finito pure per strada perché sono andato in depressione". E lei gli ha detto: "No, ma guarda, avrai inteso, io volevo soltanto non allontanarmi ma lavorare sul nel mondo dello spettacolo, volevo migliorarmi come attrice". Vabbè, i due si chiariscono e a un certo punto succede un casino con Sana che, grazie anche a Eric, riuscirà a capire meglio che Ray è solo un amico, può essere il migliore amico, ma è solo un amico per lei, perché ancora lei non capisce tante cose dell'amore, non sa che cos'è tanto bene, infatti lo dirà pure successivamente. E vabbè, si riescono a chiarire e il tutto torna normale, nel senso lei capisce che Ray lavora per lei, però è pure un amico. Capisce che può essere solo un amico in quanto c'è una grossa differenza di età, e fa sì che i due, Ray e Alessia, tornino insieme, diciamo, li aiuta anche, no? Dopo di sto fatto, un fatto ancora più importante succede nell'anime, anche nel manga, che è appunto quello del libro che la mamma lo doveva pubblicare da tempo, ed è arrivato il momento di pubblicarlo. Pubblica sulla storia soprattutto di Sana, dove racconta che appunto Sana non è la sua figlia naturale, ma è stata trovata appena nata in un vicolo e lei l'ha decisa di adottare. E questo libro è stato fatto per, insomma, far trovare a Sana la sua vera madre, diciamo, i suoi veri parenti, insomma, farli, diciamo, rincontrare e far sì che la ragazzina li conoscesse. Ed è anche uno dei motivi per cui anche Sana, diciamo, per una promessa fatta a sua madre, inizia a recitare sin da piccola, e le due si sono fatte una promessa: lei diventerà un'attrice affermata e la ragazzina doveva diventare, cioè, scusate, la madre doveva diventare una scrittrice affermata e la ragazzina sarebbe diventata un'attrice affermata, e nel momento in cui tutte e due avevano una buona affermazione, la madre avrebbe pubblicato un libro dove raccontava appunto le loro vicende e la storia soprattutto di Sana. Questo mette Sana molto in difficoltà, inizia a essere un poco giù, soprattutto per la paura di quello che succederà dopo la pubblicazione di sto libro, ed Eric, diciamo, per l'ennesima volta riesce a tranquillizzare la ragazza, insomma. La porterà anche nell'uscita del libro a casa sua per non farla insediare dai giornalisti, riesce a tranquillizzarla e poi tutto ritorna alla normalità. Dopodiché lo scopo del libro è riuscito, nel senso si presenta la madre di Sana e racconta anche a Sana che le due si incontrano e gli racconta quello che è successo, nel senso lei durante un incidente, subito dopo che aveva partorito Sana, avevano smarrito questa figlia e non l'aveva più trovata, anche perché poi gli era venuta una sorta di amnesia, eccetera, eccetera, eccetera. E Sana, insomma, riallaccia i rapporti con la madre, ma decide lo stesso di restare dalla persona che l'ha appunto cresciuta, che è la signora Kathleen Smith, e decide di restare con lei perché la reputa la sua vera madre. Però le due hanno comunque instaurato un bel rapporto, lei ha una sorellina. Nel frattempo che succede? Succedono varie vicende anche di altri personaggi secondari, tra cui vicende di divorzio, cioè il padre di Terence divorzia dalla madre, succedono tutte queste cose, poi varie, diciamo, invidie, varie cose nell'ambito della scuola, già dei ragazzini, varie cose, va. Però sono ancora più secondarie, quindi non sto qui a raccontarvele. Che succede? Nel frattempo, durante tutti questi eventi, avvengono due cose, ovvero due baci.
da parte di Eric verso Sana, il primo bacio molto prima della fine della prima parte del manga, dell'anime, ovvero loro erano in una torre e Eric vorrebbe in un certo senso dichiararsi perché ha scoperto che vuole a Sana, però non riesce e la bacia, lei si incavola, quella e quella, mi ha calpestato i sentimenti, tutte queste cose qui, va in dubbio. Inizia il suo dubbio verso Eric, dice: ma questo mi vuole, non mi vuole, perché mi ha baciata? E poi succede il secondo bacio, che è durante la festa di Natale, che è stata fatta anche in onore di Eric e di Sana, perché lei decide di festeggiare il compleanno a metà fra i due compleanni e cade la vigilia di Natale. Allora i due si baciano perché Eric comunque non aveva fatto nessun regalo durante la festa, e ha fatto un pupazzetto di neve. E si baciano, la bacia per la seconda volta, anche perché Terence lo spinge, dice: devi rivelargli che cosa sono i sentimenti, perché lo perderai, se no la perderai, perché comunque lei è attorniata da ragazzi, e tra cui nel frattempo è arrivato anche un altro tipo che vuole Sana, che è un collega di lavoro, che è appunto Charles Lons, che è un altro trovatello un po' come Sana, che durante un po' tutto l'inizio dell'anime, anche dopo, si è subito dichiarata a Sana, fa capire subito a Sana Charles che la vuole, però lei non lo capisce mai, perché comunque uno dei punti focali di questo anime barra manga è che Sana non riesce per tanto tempo a capire i sentimenti dei ragazzi, non riesce a capire cos'è l'amore, e quindi equivoca sempre le cose, e quindi manco in quella situazione riesce a capire che Charles la vuole, però lui cercherà e cerca sempre di mettersi con lei. E delle volte avranno anche dei contrasti con Eric, per cui Eric, diciamo, anche vedendo che lei, Sana, può essere attorniata da tanti ragazzi, decide di baciarla, e in più però in fatti precedenti vuole dimostrare di essere all'altezza di Sana iscrivendosi a un corso di karate, inizia a fare karate, insomma. Scusate, ma delle volte mi perdo delle cose, degli avvenimenti che inserisco mentre sto raccontando la trama. Che succede? Nell'anime, dopo questa cosa del bacio a Natale, dei regali che si sono scambiati, Sana, tra l'altro, sempre fra parentesi, regala un dinosauro a Eric perché scopre che sono tra le sue cose preferite, e quindi vabbè, gli fa questo dono. Che succede? Dopo Natale, la famiglia di Sana, ora però qua non ricordo esattamente se nel manga c'è, comunque va in fallimento, va insomma in bancarotta, e devono cercare di ritirarsi su. Sana perde i lavori e poi riesce col tempo a riacquisire, grazie ai lavori di sua madre, i lavori appunto che fa lei, insomma, riescono insomma a risalire, ad avere una casa nuova, insomma, dove si trasferiranno, eccetera, eccetera. Nel frattempo, in questi avvenimenti, che nel manga non c'è, ma c'è soltanto nell'anime, Sana reciterà. Avrà una parte secondaria in uno sceneggiato con Thaddeus Green, che appunto si scopre essere suo padre, che poi, insomma, lei non ricordo se lo scoprirà mai, se lo capirà mai, però a un certo punto muore e Sana va un po' in depressione. Anche qui Eric riesce ad aiutarla, a fargli ritornare la voglia di vivere, però nel manga questo, se non mi sbaglio, manco viene menzionato. Seconda parte del manga, dell'anime, sono finalmente arrivati alle scuole medie. E qui inizia Sana, ormai anche perché viene divisa da tanti compagni, tra cui anche da Eric, inizia a farsi dei viaggi mentali pensando: ah, forse lo potrei perdere qui e lì, lui è è il mio miglior amico, però chissà che cosa penso verso di lui, insomma, incomincia a farsi delle domande, incomincia piano piano a capire cos'è l'amore, però ancora non lo sa del tutto. Reputa Eric sempre uno dei suoi, il suo miglior amico, e gli vuole molto bene. Inizia a capire sta cosa, fare i conti, inizia piano piano a fare i conti con i suoi sentimenti. Solo che succede? Alle medie conosceranno tante persone, tra cui un tipo che vuole Sana e poi si dichiarerà nel corso degli avvenimenti, e poi conoscono una nuova ragazza che è appunto Fuka, che
Fanny in italiano. Fanny diventa subito amica di Sana e dà un contrasto con Eric perché si ricorda di lui dall'asilo, lui non si ricorda di lei per un bacio che lui le ha dato a tradimento per una scommessa e che questo bacio ha portato all'elementare alla fine del rapporto di una bella amicizia, quasi un amore con un suo ex compagno delle elementari che appunto si chiama Jeremy nel cartone. Che succede? Da qui inizia un intreccio fra i tre perché comunque lei è incazzata con Eric, però a un certo punto capisce che Sana vuole Eric e capisce che lei è un po' interessata a Eric perché gli piace il suo modo di ragionare, lo vede duro, testardo, anche in un frangente lui, Eric, diciamo, è molto popolare a scuola perché piace a molte ragazze, due ragazze, una delle due ragazze vanno da lui. E una delle due gli chiede una foto, lui rifiuta, insomma, per vari motivi, perché sono state anche maleducate in certi sensi. E lei, nonostante gli dice, ah, sei brusco, però alla fine capisce che è un tipo molto intelligente e che è molto interessante da vari punti di vista. Che succede? Nel frattempo, Rossana deve partire per un nuovo sceneggiato, per una nuova fiction, per una nuova, insomma, un film. Che si chiama La casa nell'acqua, La casa nel bosco in italiano, non ricordo esattamente come, e deve andare in una montagna desolata dove non prende manco il telefonino, il cellulare, il telefono, non riuscirà a sentirsi con i suoi compagni. Lo dice ai suoi compagni, e insomma, Terence va da Eric e dice: Vedi che ti devi sbrigare perché non la vedrai per mesi, devi rivelare, devi finalmente dirgli cosa provi per lei. Durante una gita. I due rimarranno soli per un periodo perché Eric riesce a prendere coraggio e la porta in un lago davvero romantico e gli dice insomma, ah, ho saputo che farei questo sceneggiato, sarei tanto via, qui e lì. Lei gli chiede, io ti mancherò? Mi fa sta domanda, lui dice, non gli risponde, lui dice sì, ci terremo in contatto, però si capisce benissimo che i due insomma si mancheranno, che Eric sentirà molto la mancanza di Sana. Allora, che succede? Prima della partenza, Eric decide finalmente di andare a rivelare i sentimenti, però si blocca perché quando becca Sana vede tutto lo staff con insomma l'autobus e decide, dice: Guarda, sono venuto a salutarti, ti devo dire delle cose che dobbiamo fare un discorso e lo faremo quando tornerai. Allora Sana incomincia a dire, ah, chissà che cosa mi deve dire, insomma, i due si separano perché lei parte per questa nuova avventura, per questo nuovo sceneggiato, nuovo film. E insomma, i due saranno separati per circa 3 mesi. In questi mesi, praticamente, Sana gira questo film e non riesce neanche una volta, prova a chiamare, ma non riesce mai a chiamare né sua mamma, né i suoi amici, né Eric, e incomincia nel frattempo di queste riprese a capire che lei si sente legata ad Eric perché gli manca quella, però ancora non è convinta di questo, però dice mi manca quelli lì, insomma, inizia a capire. Nel frattempo subisce un danno da parte delle fan di Charles, perché comunque Charles è il coprotagonista di questo film, e a Sana, diciamo, gli rompono una gamba perché la picchiano, gli rompono una gamba e insomma Charles si incazza, insomma bla bla bla, e in tutto questo ambaradam Charles rivela i suoi sentimenti a Sana, ma che lo respinge perché comunque lei è innamorata di Eric, lo respinge perché prova questo sentimento. Nel frattempo che succede? Che lei riesce a chiamare Eric ed è il primo a cui chiama, grazie anche all'aiuto dell'attrice Alicia Alessis, che appunto recita anche lei in questo film. E gli dice: Eric dice, guarda, io mi sono innamorato di Fanny, esco con lei ora. E Sana ci rimane male. E il tutto fa sì che incomincia ad avere di. Incomincia ad andare in depressione, incomincia a non rendere bene nel film,
Però a un certo punto tutto si sblocca anche grazie all'aiuto di Charles, che le vuole bene, l'aiuta, insomma, anche grazie all'aiuto della madre che va a consolarla nel set, insomma, riesce a portare a termine il film anche egregiamente. Anche questa sofferenza per il personaggio che doveva interpretare, ovvero il fantasma, riesce sì a portarle bene, a far andare il film come meglio crede. Facciamo un po' un riepilogo di quello che succede nel frattempo che lei gira questo film, e andiamo un po' indietro. Allora, sappiamo che Fanny sta con Eric, Sana ci sta male per questo, nel frattempo lei è là a finire di girare il film, ha finito di girare il film, e andiamo a capire almeno cosa è successo in città e perché è successa sta cosa che Fanny ed Eric si mettono insieme. Praticamente prima ancora, mentre stavano girando il film, i primi tempi, Eric incomincia anche lui come Sana a sentire la mancanza della tipa, incomincia, a un certo punto c'è un flashback dove lui è nel letto e se la sogna, una cosa del genere, comunque ci pensa, insomma passano i giorni e a un certo punto Fanny gli dice di, se vuole diventare per finta la prima volta il suo ragazzo, perché arrivano in città i suoi vecchi amici perché questa qui sta tipa Fanny era di Osaka, mi sembra, o di un'altra città, non mi ricordo quale, però penso Osaka o non so come si pronuncia, comunque un'altra città che non è quella di Tokyo, perché se non sbaglio i fatti appunto si svolgono a Tokyo o una regione vicina a Tokyo, ora non ricordo esattamente. Ed Eric accetta, anche perché Fanny dice ti prego e ti faccio provare il miglior sushi della città, e Eric è pazzo di sushi, e niente, accetta di far finta di essere il fidanzato di Fanny, anche perché Fanny gli racconta che arrivava il tipo che le piace, arriva il tipo che le piaceva e le piace tuttora delle elementari, per farlo insomma ingelosire, perché comunque ha una nuova ragazza a quanto pare, e insomma lì vuole fare ingelosire il tipo che l'aveva abbandonata all'epoca perché si era ingelosito del fatto che Fanny avesse avuto il primo bacio. Scusate che a volte ritorno un po' indietro, ma cerco di collegare il tutto e di andare proprio nel dettaglio. Allora Eric alla fine, anche grazie alla promessa di mangiare uno dei più buoni sushi, il più buon sushi della città, accetta. Nel frattempo vabbè, fanno questa uscita, succede che insomma Fanny incontra la sua vecchia fiamma, che è ancora innamorata di Jeremy, però Jeremy sta con un'altra tipa, e anche Jeremy, vedendo Fanny, si ingelosisce verso Eric. Infatti i due avranno un approccio di un bisticcio, insomma. E poi alla fine di questa giornata Fanny è ancora convinta di volere a Jeremy, però la fidanzata di Jeremy, che è molto timida, gli dice per favore lascialo stare, non vedo che voi due forse vi volete ancora, comunque, però lascialo stare perché lo voglio io, gli stavo dietro già dalle elementari, da quando stavate insieme, e ormai se è possibile non lo tormentare, lascialo stare, so che lui ti vuole, però ormai sta con me, vuole bene, vuole anche bene a me. E insomma, con questa cosa lei gli promette, no guarda, fra me e Jeremy è tutto finito, anche se in mente lei porta sempre Jeremy nel cuore, però il tutto scema via così, e niente, alla fine passano i giorni ancora, insomma Fanny si incomincia a legare ad Eric, e a un certo punto succede un qualcosa del perché Eric sceglie di mettersi con Fanny. Praticamente i giornali iniziano a parlare, nel mentre che loro sono lì in montagna a fare le riprese, iniziano a parlare che Charles voleva Sana, e anche Sana ricambia, che i due si vogliono bene, anche se non era vero niente ed erano cose già successe prima, perché comunque c'erano tutto il cartone, quando è arrivato Charles è uscita fuori questa cosa che i due stavano insieme, però Sana ha sempre smentito, e siccome non c'era Sana per smentire, i nostri amici incominciano, tra cui anche Terence e Alissa, di cui non ho parlato, ma questi due sono
due amici di San Eric, dai tempi dell'elementare, due compagni di scuola insieme agli altri, Margaret, George, eccetera, 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 Yuri, eccetera, 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 e si sono messi insieme. Tra parentesi, Terence è da sempre il migliore amico di Eric, uno dei migliori, comunque il migliore. Prima voleva Sam e poi si è messo con Alissa grazie a un regalo di quest'ultima, e da allora stanno insieme. Chiusa parentesi. Allora loro quattro incominciano a credere un po' a quello che dicono, insomma, i giornali, i giornalisti, le interviste montate, insomma, tutte queste robe qua. Però sono ritubanti, quindi dicono: ma ci crediamo? No. A un certo punto, qual è la goccia che fa traboccare il vaso nella testa di Eric? Lui praticamente crede a una storia, perché a un certo punto arriva Isidoro, che è un tipo che voleva Sana, e gli racconta, dice: la storia è vera perché Sana mi ha respinto dicendomi che stava appunto con Charles. E allora tutti da là, la goccia che fa traboccare il vaso, credono a sta storia. Eric se ne va incazzato, e a un certo punto si vede la stessa scena, che è più o meno simile, di quando Fanny chiede a Eric la prima volta di far finta di essere il suo fidanzato. Stavolta è vero, dice: vuoi essere il mio fidanzato? Pensaci sul serio. Insomma, non si vede che lui gli abbia detto sì o no, e questo è rimasto molto vago. Penso anche nel manga sia così, non mi ricordo, perché comunque me lo ricordo, diciamo, per sommi capi, molto in generale. E alla fine lui dice a Sana, nella chiamata appunto: voglio stare con Fa, sto con Fanny. Anzi, nella versione italiana, la prima volta che si vede sta scena, nel flashback dice: sto con Fanny, mentre nella prima volta dice: mi sono innamorato. Però secondo me è stato un discorso troppo grosso, cioè nel senso, hanno sbagliato a tradurre, perché era soltanto sto uscendo con Fanny, almeno quanto si è capito tra manga, leggendo manga e anime, vedendolo pure un po' in giapponese, è quello. Che succede? Finisce tutto il film, passano i mesi, insomma, Sana torna in città e praticamente inizia ad avere una relazione molto più amichevole con Charles, inizia a affezionarsi anche perché lui l'ha aiutata in queste ultime fasi del suo innamoramento verso Eric, non corrisposto, comunque si pensa non corrisposto, e vabbè. Però secondo Charles, l'ha detto anche, glielo disse anche in montagna a Sana, c'è un qualcosa che non torna, perché tipo sì, anche l'altra volta hanno parlato di noi i giornali, ma non ci ha creduto nessuno. Stavolta perché ci hanno creduto? E che cosa è successo prima? Insomma, mettere dubbi a Sana già in montagna, e dubbi che ritornano anche così. A un certo punto esce, è il tempo di tornare a scuola, ma la sera prima, una delle sere prime, Charles si confronta con i giornalisti perché volevano un confronto sul sapere se è vero quello che era successo in montagna, sull'esperienza del film, eccetera. E lui nega questa relazione con Sana, dice: io la voglio, però lei è innamorata di un suo amico, di una persona della nostra età che comunque lei conosce, che conosco anch'io, però insomma, per questo io non posso stare con Sana perché lei mi ha rifiutato a causa di ciò. Perché dice praticamente che Sana è innamorata di Eric, ma non fa il nome, ma si capisce, Sana capisce subito chi è. E questa praticamente l'hanno vista tutti, quelli della scuola hanno visto tutte queste dichiarazioni, tra cui anche Eric. E l'indomani Sana torna a scuola, rivede i suoi amici, ciao, com'è, qua e là, bla 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 bla, insomma, vede anche Eric che nel frattempo è cresciuto. A un certo punto i due si incontrano da soli nell'infermeria, perché lui non è riuscito a dormire la notte e lei mi sembra se l'ha fatta male a un dito o qualcosa del genere. E a un certo punto Sana, appena vede Eric, se ne scappa e i due parlano, no? Eric la blocca e parlano, e Eric gli dice: devi dirmi che cosa effettivamente pensi di me, perché ho sentito queste dichiarazioni che mi hanno dato molto fastidio su di me. Ho capito che ero io il tipo a cui tu volevi bene, a cui tu eri interessata, l'ha detto Charles. Lui ha sempre un conflitto con Charles, e lei gli rivela i suoi veri sentimenti, dice: sì, io ti ho molto voluto bene, però tu ormai stai con Fanny. E dice: perché non me l'hai detto prima? Anche io ti volevo tanto bene. Ho provato tante cose per te, ma tu non te ne sei mai accorta, se sono accorti tutti tranne te. In poche parole gli ha detto questo, insomma, si azzuffano a loro modo, diciamo, molto ignorante e molto, diciamo, affettuoso
col martelletto tipico di Sana. E insomma, però si stanno per rivelare i veri sentimenti. A un certo punto arriva Fanny che sente tutto. E allora Sana cerca di ferma l'amica e dice: "No, guarda, stavo parlando del passato, e lui mi interessava nel passato e io interessavo a lui nel passato, ma non è così", cercando di negare. E il tutto, diciamo, muore lì con Eric che fa le sue solite facce, tutte così, tutte, diciamo, un po' rattristato, un po' confuso. C'è una grande confusione, ma insomma, diciamo, in un certo senso, Fuka, cioè scusate, Fanny, l'avevo chiamata in giapponese, se la beve e dice: "Ok, vabbè, vado avanti con la mia relazione con Eric". Che cosa succede poi? Nel frattempo Sana non riesce più ad andare a scuola come prima, perché è pressata da questa voglia di non vedere più Eric e Fanny insieme, perché lei vuole a Eric, ne è innamorata, giustamente si butta sempre più nel lavoro. L'unica volta che si vedono, dopo questi, diciamo, di essersi dichiarati sentimenti più o meno a metà, si vedono in un bar, in un caffè della città tutti insieme, cioè lei, Eric, Fanny, Terence, Alissa, e lei, dove loro incominciano a dirle: "Ma quindi è vero che stai con Charlie?" Dice: "Come?" Esce fuori in poche parole che è tutta una messa in scena dei giornalisti, gli ha detto proprio lei, ed è incazzata con loro. Perché, insomma, hanno creduto a sta storia quando tante altre volte non hanno creduto, ma giustamente loro gli hanno detto: "Noi non potevamo confrontarci con te perché tu eri lontana", e quindi per forza di cose, tra cui anche Isidoro l'ha detto. E a quel punto Sana capisce tutto il patatrac che ha combinato tra lei, e che hanno combinato loro anche, perché hanno creduto, però più lei perché ha detto questa cavolata ad Isidoro che era vero, che lei stava con Charles per cacciarselo ritorno, in maniera gentile, fra parentesi, e a un certo punto non ce la fa più, sbotta e scappa. E allora Eric la segue con l'incazzatura, comunque la presa a male di Fanny, che capisce che sì, voi mi dite sta cosa, ma per me Eric è innamorato ancora di Sana. Vabbè, lui la blocca, gli dice: "Ma che cosa fai, Rana?" E l'aveva già chiamata Rana con un nome, però Sana l'aveva perdonato perché gli aveva detto: "Ah, hai preso l'infezione della tua ragazza, è normale, qui e lì." E praticamente, però stavolta non lo perdona e se ne scappa via. Parentesi, sempre nelle parentesi perché è giusto, nella versione giapponese non la chiama Rana, ma praticamente non la chiama Sana-chan, la chiama soltanto Sana, perché comunque hanno questi vezzeggiativi giapponesi, ci tengono, insomma, fino a che non sono proprio in confidenza, sono strani per questo punto di vista, sono molto precisi. E lei si incazza per il Chan, per il mancato Chan, mentre in Italia è stato Rana. Vabbè, ma sono cose della Mediaset, anche in questo hanno tagliato sta cosa, se no dovevano dare mille spiegazioni, insomma, bla bla bla. Se ne va incazzata, piangendo, però si rende conto del suo eccessivo comportamento, cioè perché faccio così, insomma. E continua a lavorare, 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 fino a che non gli viene proposto insieme a Charles di partire per l'America, per New York, dove uno dei più grandi produttori, che ora non ricordo manco il nome, insomma, gli propone a tutti e due di far parte di uno spettacolo teatrale molto importante, e loro accettano. Lei accetta, così almeno se ne va, diciamo, dalla città, non vedrà più per un bel po' Eric e Fanny, insomma. Nel mentre però Eric è sempre teso, incomincia a essere teso, teso, insomma, risponde male al professore, ai professori, soprattutto al professore Sengoku, che comunque è un personaggio molto, diciamo, è un anello molto importante del finale della trama, appunto, di Kodomo no Omocha, Rossana. Perché comunque non bullizza, va sempre contro Eric, perché comunque anche Eric se le cerca, perché hanno un carattere molto simile. Lui, Eric gli risponde male, lui giustamente lo butta fuori, insomma, lo richiama spesso, però tante volte è il professore che esagera verso Eric, ed Eric diventa sempre più, diciamo, in ansia, insomma, diventa più aggressivo, ritorna un pochettino a essere il vecchio Eric. Nel mentre, vabbè, loro partono per l'America. Ora qui, cioè, da prima che partissero per l'America,
c'è una differenza, incominciano le differenze basilari con il manga, nel senso, nel manga non partono per l'America, ma Sana lavora e passano un mese, un altro mese più o meno, un due mesi così. E ci sono varie differenze. Ora io finisco di raccontarvi l'anime e poi riprenderò da qui per riallacciarmi con la fine del manga, così avete un quadro generale di ambedue le cose. Per quanto riguarda l'anime, appunto, vanno in America, fanno questo spettacolo, incontrano vari personaggi, tra cui appunto un sosia di Eric, però con gli occhi azzurri ed è più biondino ancora, che si chiama Brad, e incontrano praticamente il produttore. Insomma, fanno questo spettacolo e il produttore nel corso delle puntate si rivela essere il vero padre di Charles. E questo è stato fatto sia per deviare e far passare del tempo e far capire tante cose ai personaggi, sia per dare, diciamo, lo spazio a Charles che non era mai stato dato e far capire le origini di Charles. Ma nel manga, come ho detto, questo non c'è. Poi loro tornano dopo aver fatto questo spettacolo, aver scoperto le origini di Charles, essersi messi nei casini, perché comunque hanno avuto tanti casini da parte di sto Brad, perché era innamorato della sorellina di, insomma, di Charles, che prima di scoprire che era la sorella era innamorata di Charles stesso, un po' un casino. Vabbè, tornano in Giappone e qui si rivedono con gli amici, però Eric, diciamo, soprattutto viene colpito da questo ritorno di Sana, perché pensava, dice, chissà, forse non la vedo manco più, e incomincia a strambare, proprio perché incomincia, si rende conto, non si vede mai, non si capisce mai fino a un certo punto, ma si rende conto di esserne ancora innamorato. Ma non, anche penso che è stata una scelta stilistica dell'autrice, non fa, e anche di chi ha fatto l'anime, non so se, diciamo, fino a dove c'entra Mio Obana, come cavolo si chiama, non so pronunciare il nome, e fino a dove c'entrano i produttori dell'anime, perché comunque fanno capire in un certo senso che tutte e due sono attratti ancora l'uno dall'altro, anche se si vede meno in Sana, perché nel viaggio a New York comunque si era, e nel manga si era più o meno legata a Charles, anche un po' prima nel manga, se non ricordo, comunque fanno capire che c'è questa forte amicizia di Sana e Charles. Sana un pochettino ha deviato la mente, però Eric, diciamo, comincia a pensare, a riflettere, a dire, ah, è un egoista, qua e là, pensa a ste cose, guarda foto di Sana che gli capitano nella città, insomma. E in tutto questo succedono due cose. Ormai sanno tutti che Sana e Charles stanno insieme, Eric e Fanny continuano la loro relazione, ma lui incomincia certe volte a risponderle un po' male, più distaccato, insomma, si dimentica anche dove abita Fanny di casa, e la porta nella via opposta, e secondo me, non l'hanno mai detto, ma è la strada che portava alla casa di Sana, secondo me, poi se siete d'accordo mettete nei commenti. E a un certo punto succede che il professor Sengoku vede sempre questa relazione di Fanny ed Eric e la vuole fare pagare ad Eric, perché l'ha preso sotto mira. Allora chiama la famiglia, dice, guardate, lui era un teppista prima, quella lì gli mette zizzania, e la famiglia non vuole che Fanny ed Eric escano insieme, quindi la famiglia di Fanny sono i primi che, insomma, non vorrebbero questo distacco. Allora che succede? Un giorno vanno tutti con Eric, Fanny, insomma, Terence e Alissa vanno in una sala giochi, e qui Eric si bisticcia con dei tipi che lo volevano bullizzare, però li picchia, e a un certo punto Fanny si mette in mezzo e cade in una pianta, e la pianta, insomma, gli va nell'occhio, e insomma devono correre all'ospedale, lei viene operata, per fortuna l'occhio, deve stare una settimana all'occhio, comunque si riprenderà quello che ha avuto all'occhio. E qui giustamente i genitori si incazzano, se la prendono con il poveretto Eric, che non c'entrava niente questa volta, ma era colpa più che altro degli altri ragazzi, e questo è maggiore, crea un caos. Nel frattempo che cosa succede a Sana? Vabbè, Sana va all'ospedale a vedere Fanny, insomma, come stai, come non stai, però nel frattempo
Lei ha un altro lavoro, ha un nuovo sceneggiato, perché comunque è più famosa di prima, dove però non riesce a dire una battuta, perché lo sceneggiato praticamente parla di alcuni ragazzi delle elementari, delle medie, dove ci sono due protagonisti, uno maschile e uno femminile, e il maschile ricorda molto Eric alle elementari e si comporta in maniera cattiva con varie persone, i compagni di scuola, i professori, insomma. E a un certo punto nel dialogo lei dovrebbe dire la parola diavoletto, che appunto è il termine con cui veniva chiamato Eric alle elementari, che non l'hanno mai fatto vedere la Mediaset, hanno proprio censurato anche questo, cioè diavoletto che cosa sarà mai, e veniva chiamato anche dalla sorella, che poi nel manga viene chiamato figlio del demonio, che è ancora più pesante, però nell'anime potevano lasciarlo benissimo. E Sana si rifiuta di dire questa parola, e allora a un certo punto gli viene tolta la parte nello show, perché il produttore dice: no, ma io non. Lei deve, la, il personaggio deve dire questa parola. Guarda, questa qui si sente. È arrivata da New York, è andata a New York e si sente la prima donna, insomma. No, 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 io cambio attrice. E alla fine Sana perde il lavoro, però nessuno sa perché, escono i giornali, ah, qua e là. A un certo punto una radio locale dice il motivo per cui Sana non vuole dire questa parola, e Fanny, mentre è in ricoverata, sente questa cosa alla radio e dice: oh cavolo, vabbè, allora è ancora innamorata di Eric, e incomincia a riflettere, a rimuginare, insomma. E capisce che anche Eric, da alcuni comportamenti, è innamorato di Sana. Eric nega, l'ha sempre negata sta cosa, però poi a un certo punto sta zitto, perché comunque dice effettivamente è vero, dice. Quando va a trovarla, lui non potrebbe andare a trovarla, ma va lo stesso di nascosto. E Fanny a un certo punto dice: guarda, devi non venire più, perché comunque fra di noi è finito. Quella gli spiega il motivo, insomma. Lui non andrà più a trovarla. Sembra un po' dispiaciuto. E a un certo punto succede che comunque nel mentre di questa situazione lui incontra Sana per strada. Si incontrano perché Sana vede correre Eric, perché comunque gli hanno dato la colpa di aver fatto cadere Fanny, gli hanno dato varie colpe, i genitori non vogliono che lui frequenta Fanny. In più Sana è tornata in città e gli ha messo un pochettino dei dubbi in testa. Allora si fermano tutte e due, lei lo rincorre, si fermano in un punto dove si erano già fermati alle elementari per parlare. E si abbracciano mentre litigano, e praticamente lei gli dice: ma che cosa hai? Gli guarda questo viso, diciamo, questa espressione che gli ricorda quella del passato, si mette a piangere Sana, o comunque era molto triste, ora non ricordo. Si abbracciano, cominciano a litigare, però abbracciati, e si capisce che i due comunque si vogliono, che c'è qualcosa di forte. E insomma, alla fine si lasciano così, perché arrivano i fan di Sana, scusate, che la attorniano, e lei comunque scappa e ognuno va per la sua strada. Che succede? Arriva la vigilia di Natale e arriva anche lo show che doveva andare in onda, e quindi qui praticamente scopriamo, tutti scoprono il motivo per cui Sana non riesce a dire la battuta a diavoletto, e allora anche Eric decide di fare una corsa. Dopo che vede sta scena e dice: ah cavolo, non è per niente egoista, insomma, mi ha fatto anche quest'anno un bel regalo. Io ancora alla vigilia di Natale, per una volta, mi sono presentato a mani vuote. I due si incontrano durante in un parco, perché Sana comunque si ricordava del Natale passato. A un certo punto ha detto: vabbè, faccio una passeggiata. Si incontrano, stanno per dichiararsi insomma i loro sentimenti, e vengono interrotti. Però ormai si capisce che i due si vogliono, insomma, anche se non se lo sono detti, però è quello. Vengono interrotti, quindi ancora non stanno insieme. Cioè, delle puntate dopo sono tutte delle grandi cavolate, perché comunque di riempimento. Arriviamo alla fine dell'anime. Che succede? Praticamente c'è un ragazzino, che è un compagno di scuola di Eric, che si chiama Nakao, che entra a far parte del club di karate fondato da Eric, perché comunque Sana gli dà quest'idea ad Eric per
far sì di essere visto più in buona luce dai professori e soprattutto dal professor Sengoku. Se ne fondono allora con, anche c'era anche Isidoro che comunque è ancora innamorato di Sana, vabbè, l'hanno messo di riempimento. Non convincono nessuno tranne Isidoro e appunto Nakao, che è molto, ha molta voglia di farsi notare perché comunque è uno studente modello, ha, diciamo, stima molto il professor Sengoku. Entra in questo club di karate, però Eric nota che lui sì è voglioso di fare, però è molto debole, e allora pensa che il giorno dopo, siccome Nakao gli vuole raccontare delle cose, pensa che siano dovute al che vuole abbandonare il corso di karate, e dice: no, guarda, non fai parte di questo club, meglio che non vieni perché non ti vedo adatto, sei molto debole, insomma non fa per te il karate. Lui giustamente, lui gli voleva, Nakao invece era andato là, non mi ricordo, a proporgli che cosa, perché comunque era sempre attivo per questo club. Boom, prima mazzata per Nakao, seconda mazzata la ottiene dal professor Sengoku, che è il suo idolo, che è l'idolo di Nakao, quando lui un giorno prima non era appunto andato a lezione perché si sentiva male, aveva il record delle presenze fra parentesi, e non era andato manco per quello giustamente al corso là al club di karate. E anche per quello Eric aveva fatto tutto, si era fatto tutto sto film che Nakao non volesse più andare, vabbè. E anche il professor Sengoku dà la seconda mazzata perché dice: ma perché, figliolo, sei nella mia classe? Nel senso, lui dice: mi scusi che sono rimasto a casa ieri, stavo male. Dice: come, sei nella mia classe? E lì dà la seconda mazzata, e allora Nakao dice: come, sono sempre snobbato da tutti, in più Eric pensa che io sia un fallito, che non voglio far parte del club di karate, il professore non si è manco accorto che io ci fossi. Tutto questo fa succedere una baladam di roba, e che succede? Praticamente Nakao scompare, si chiude in una stanza dove c'erano i cancelli, in una stanza vecchia. A un certo punto si accorgono di tutto questo, Eric si accorge che effettivamente Nakao non voleva andarsene dal club di karate, dice che sono stato stupido. Vanno a cercare Nakao insieme a Sana e restano bloccati in un cunicolo là, cercando di entrare perché la porta era chiusa a chiave dello stanzino. Nakao è là dentro e loro cercano di convincerlo: ah, aiutaci, perché comunque erano in una situazione grave. Lui non reagisce, gli dice che vuole morire qua là. Allora Eric incomincia a pensare, si rattrista, però non fanno capire cosa sta dicendo, cosa sta pensando Eric. E insomma, alla fine che succede? Nel mentre succedono tutte queste cose, il professor Sengoku dice: ah, è sempre colpa di Eric, cerca di dare sempre la colpa ad Eric, perché nel frattempo anche in più aveva trovato una lettera dove una parte dava, non incolpava Eric, diceva: ah, io non sono servito al club di karate, quella ero contento prima. Una parte però incolpava il professor Sengoku. Lui toglie questa parte e fa leggere a tutti gli insegnanti nel frattempo la parte dove insomma incolpavano solo Eric, e dice: questa è la volta buona per cacciarlo. Insomma, a un certo punto però vengono tirati fuori Sana e Eric, vanno all'ospedale, insomma i due si parlano, lui gli dice: per me sei importante, ed ero pure io come a Nakao tempo fa, prima di conoscere te mi sono rivisto. Insomma, parlano di Nakao, parlano della situazione fra loro due, parlano della situazione soprattutto di Eric. Insomma, a un certo punto gli altri ragazzi, insieme mi sembra anche a Sana, più che altro mi sembra che è stata Fuka, Fanny, delle volte la chiamo in giapponese, a trovare l'altra parte della lettera, la portano nel consiglio di scuola e la fanno leggere a tutti i professori. A questo punto riescono a salvare la situazione, anche perché sennò Eric doveva andarsi in un'altra scuola. Insomma, riescono a salvare la situazione. Sengoku finalmente si leva dalle balle fuori, anche se comunque era un professore rigido, però comunque è uno che ci teneva all'insegnamento, però se ne va. Si rende conto che ha sbagliato, però ha la fissazione che Eric potrebbe fare del male, allora dice: vabbè, io me ne sto andando, do le dimissioni, però badate ad Eric. Vabbè, poi il preside, che comunque era un burlone, dice: secondo me lei ha esagerato, professore, potrebbe avere ragione, ma in minima parte. Insomma, vabbè, se ne va finalmente alle palle.
Si risolve la situazione anche con Nakao, che comunque decide di essere amico di Eric e di tornare al club di karate a praticare il karate. Ed Eric diventa amico di Nakao perché comunque i due sono molto simili su tanti punti di vista. Risolvono pure sto fatto. E alla fine Sana e Eric si incontrano e si baciano. Eric ribacia Sana. Stavolta si vede che Sana è contenta di questo, però a un certo punto lo colpisce e l'anime finisce così, nel senso i due si promettono che se Eric avesse preso la cintura nera, che di cui non è mai riuscito a prenderla fino per varie cose, loro due si dichiareranno i sentimenti e finisce l'anime. Però attenzione raga, l'anime finisce in Italia. Ora non so se in altri paesi hanno fatto vedere il proseguo, ma c'è un piccolo spezzone dove fanno vedere in Giappone. Non hanno mai tradotto in italiano, ma si può reperire in vari siti, però mai con i sottotitoli, almeno io non l'ho mai trovato. Se lo trovate e me lo fate sapere, lo vedrò volentieri con i sottotitoli in italiano, anche questo spezzone, dove praticamente Eric non riesce a passare la prova di karate, Sana si incavola, poi succede che Fuka viene attaccata da una tipa, mi sembra che è la tipa di Jeremy, che comunque nel frattempo, tempo prima, Fanny e Jeremy insomma si sentivano tramite messaggi, mail e quant'altro insomma, e mi sembra che la fidanzata di Jeremy si vendica su Fanny di sta cosa, mi sembra che sia lei, da quello che ho capito, e vediamo Fanny a terra insomma. Poi è un tipo della Yakuza, mi pare, si vuole mettere con Sana, un tipo grande sui 28, 25 anni, 30, una cosa del genere, e pestano ad Eric, insomma, non si capisce cosa succede, però alla fine risolvono tutti, arrivano pure i grandi, la mamma di Sana, il padre di Eric, la nonna di Sana, insomma tutti i grandi arrivano e sistemano la situazione, ma non si è mai capito cosa sia successo effettivamente. Si capisce soltanto che Eric non passa la prova, che Sana comunque si incazza questa cosa, poi non ripassa la prova, però i due stanno insieme a quanto si capisce, non ho mai capito perfettamente come, ma è una praticamente una puntata inutile, però sempre meglio che quel finale finito lì così della Mediaset. Ora raga, vi completo il discorso del manga. Il manga a un certo punto ha delle varianti che sono similari in certi punti, ma sono diverse proprio anche sul finale. Praticamente il manga devia dall'anime da quando Rossana va nell'anime, va a New York. Nel manga Rossana non va a New York, ma soltanto si vede che lavora, e a un certo punto che succede? Praticamente Fanny capisce che Sana è innamorata di Eric e se lo dicono tutte e due. Eric si avvicina un po' di più a Sana, però ancora sta con Fanny, è un po' una situazione confusa, e a un certo punto arriva quello che in Italia è stato sostituito con Nakao, ma è un altro che non so come si chiama in giapponese, quindi lo chiamerò Nakao. Insomma, arriva Nakao, che però è più problematico del Nakao che abbiamo visto noi nell'anime, e praticamente si vuole fare amicizia con Eric, però glielo dice in un modo assurdo. A un certo punto va da Eric e gli dice: guarda, stanno facendo un test, non mi ricordo, dove noi dobbiamo riempire con i nomi dei nostri amici, posso metterti come nome dei miei amici? E praticamente Eric gli dice: no, ma scusa bello, chi sei? Insomma, nel suo modo molto molto sincero, ma molto, diciamo, tra virgolette, crudo. Però aveva ragione Eric. E a un certo punto questo, in più anche le pressioni, perché anche lì, se non mi sbaglio, il professor Sengoku diciamo era visto bene da Nakao, però insomma non ce lo filava nessuno anche nel manga questo Nakao, e comunque lui voleva liberarsi, voleva essere più come Eric, perché vedeva il professor Sengoku come un punto, sì, fermo, un buon professore però molto severo, e voleva anche lui riuscire a dire quello che pensava verso il professor Sengoku. E allora prende come modello Eric. Alla fine però Eric gli dice: no, non ti conosco neanche, perché devo mettermi a far finta di essere amico tuo. A un certo punto che succede? Questo si perde, cioè si scappa, va in un bosco e lascia una lettera, come era successo insomma all'epoca, e la mamma insomma incolpa Eric di
di questa cosa. Se non sbaglio, insomma, dice: ah, ma che gli hai fatto a mio figlio qui e lì? Poi Eric decide di andare a recuperare Nakao nel bosco e con Sana incominciano a parlare. Si capisce che due si vogliono, insomma, si abbracciano, succede una cosa del genere. Poi Eric va nel bosco e qui incontra Nakao dopo tanto cammino, che gli dice che si vuole suicidare e che aveva appeso due cappi per appunto suicidarsi e invita Eric a suicidarsi con lui. Eric dice: no, guarda, io ormai per me la vita ha un senso, non capisco perché lui ti voglia suicidare. Quella però Eric ha dei flashback di quando lui si voleva suicidare davvero e cerca di convincere, ce la fa, convince Nakao a seguirlo, però nel mentre, prima di riuscire a seguirlo, si fa pugnalare nel braccio, cioè lo prende nel braccio. Nakao pugnala Eric, che non riesce a pugnalarlo al cuore. Lo pugnala nel braccio perché comunque è titubante, perché non vorrebbe farlo, però alla fine lo fa. Viene un poco istigato da Eric, diciamo la verità, e poi i due si calmano, se ne vanno verso casa. A un certo punto Eric riesce a portare a casa Nakao, però sviene, va in ospedale. E mentre è in ospedale succedono tante cose, tra cui il chiarimento con Fuka. Fuka gli dice: ho capito che tu vuoi Asana, è bene che voi state insieme, eccetera, eccetera. E Fuka si leva dalle scatole finalmente. Insomma, Eric, mentre che è in ospedale, però fa un sogno prima di svegliarsi, insomma, e vedere i suoi amici. Fa un sogno dove la madre gli dice appunto che è importante continuare a vivere. Insomma, lui si risveglia con la voglia di vivere. Però succede una cosa: nel frattempo si mette con Sana, si rivelano i sentimenti proprio nel giorno di Natale, più o meno, o giù di lì. Vanno in giro, lei Sana è ancora ossessionata da Fanny, dice: ma tu la vuoi quella? No, alla fine vabbè, lui gli dice che la vuole a Fanny, c'è ancora prova del sentimento, una prova del sentimento di più per Sana, che è un po' quello che è successo anche in maniera un po' più confusa nell'anime, però insomma qua è più delineato. Dice che lui non riusciva, qua capiamo quello che succedeva in certi momenti a Eric nell'anime, non riusciva a stare tanto bene con Fanny perché pensava sempre a Sana, insomma. I due si mettono insieme, però a un certo punto il padre dice a Eric e alla sorella che devono andare a Los Angeles perché per 3 anni più o meno, perché ha trovato un distaccamento lì per il suo lavoro. E Sana, che cosa succede? Appena sa sta cosa, Sana incomincia a cadere in una strana depressione che viene chiamata la bambola, cioè la malattia della bambola. E in tutti i modi cercano di far rinvenire Sana. La mamma, diciamo, è scioccata perché era già successo nel passato che Sana avesse avuto questa malattia, ma poi se l'ha ripresa. Ma non sanno come se l'ha ripresa, perché vogliono fare le stesse cose, ma non sanno all'epoca come se l'ha ripresa. Si scopre che è stato praticamente Charles a farla ritornare in sé, perché comunque loro nel manga. Lei manco Sana se lo ricordava perché appunto aveva perso la memoria di quello che era successo quando aveva questa malattia. E praticamente si incontrano per strada mentre stanno lavorando. Anche Charles è un trovatello, però aveva incominciato a lavorare da poco nel mondo dello spettacolo. E dice: insomma, che hai, ragazzina? Quella stai male. Insomma, Rossana spiega a Charles che aveva preso un brutto voto a scuola e che si doveva impegnare di più, però da allora non riusciva a impegnarsi, insomma, per quello ha avuto queste cose. Charles, in qualche modo, dicendogli che non sono i brutti voti a scuola, alcuni brutti voti a fare di lei una cattiva studente, ma il complesso, insomma, è tutto quello che uno sa fare nella vita, allora riesce a farla sorridere di nuovo. E a un certo punto, allora capiscono come fare, chiamano Eric a casa e Eric, Charles, reinterpretano quella scenetta dove Eric si mette la parrucca di Sana e Charles si mette la parrucca con i capelli più lunghi come quando aveva 6 anni. Interpretano questa scena e Sana, insomma, ancora non è del tutto guarita e vabbè, si riavvicina grazie a questo perché si ricorda del bambino di Charles.
si riavvicina a Charles. Ora non ricordo esattamente perché non stavo rileggendo tempo fa ed ero arrivato appunto alla nona, come si dice, al nono capitolo, e non mi ricordo come era risuccesso che Sana si riavvicinasse a Eric, però mi ricordo alcune cose del fatto che comunque poi Sana si riavvicina a Eric perché comunque capisce che il padre di Eric se ne vuole andare non tanto per il lavoro, ma quanto perché ha trovato un medico che potrebbe guarire la mano di Eric. Allora i due si riavvicinano qua e là, a un certo punto lo stanno anche per fare, ragazzi, a soli 12 anni, 13, però poi non lo fanno, non mi ricordo per quale motivo. Insomma, finisce tutto che Eric se ne va a Los Angeles. Sana riprende a lavorare, apre una radio per i disadattati per aiutarli. Dopo 3 anni torna Eric, i due si rimettono insieme e poi ambaradam, finito. Raga, secondo me tutti quanti dovreste leggere queste tipologie di manga, non basarvi sul fatto che sono per uomini o per donne, fatti solo per ragazzi o per ragazze, ma soprattutto i manga, gli anime della stessa tipologia di Rossana possono dare belle sorprese, perché Rossana, come avete visto e come molti di voi sanno, racconta appunto di tante cose, problematiche d'amore giovanile, bullismo, problematiche familiari tipo separazione dei genitori, tipo morte dei genitori e quello che può comportare questo a un ragazzino piccolo, problematiche con i professori a scuola, problematiche di sentirsi soli e volersi suicidare. Ci sono tante 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 problematiche in un manga in un anime, manga anime insomma, che viene presentato come una cosa per bambini, ma poi secondo me lo potrebbero leggere anche persone delle superiori e persone anche sui 20-30 anni. Raga, io ho detto la mia su Rossana, ho raccontato molto la trama, ho detto insomma perché dovete leggerlo o vederlo, o leggerlo e vederlo tutte e due. Sono arrivato alla fine del video, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. E condividetelo con i vostri amici. Da Jump Jump è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!